Buongiorno e buona festa della Signora. Nei pochi minuti a disposizione vorrei mostrarvi come lo studio di una copia della Signora, avente caratteristiche peculiari, consente di trovare connessioni e analogie di interesse per lo studio della Signora di Torino. Vi sono circa 50 copie storiche della Signora, tutte dipinte o disegnate su tessuto, a volte con uno stile approssimativo. In mancanza di fotografie, disegnare una copia era l'unico modo per mostrare la Signora ai più che non potevano recarsi a Torino in occasione delle ostensioni. A differenza di tutte le copie della Signora, nella copia tarquata il corpo e il volto non sono disegnati né dipinti. Non vi sono dettagli anatomici, la figura è leggermente sfumata. La Signora di Arquata è stata posta in contatto con la Signora di Torino nel 1653. Per determinare l'origine dell'impronta e per valutarne lo stato di conservazione, un'equipe di ricerca composta da specialisti di analisi ottiche dell'ENEA e del CNR, con la consulenza di un esponente dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, ha effettuato misure non a contatto della Signora di Arquata all'interno della chiesa di San Francesco a Borgo di Arquata. Questa fotografia mostra la complessa mole di strumentazione portata all'interno della chiesa di San Francesco per le misure in situ. Il tessuto è ad armatura tela e le misure dello spessore dei fili mostrano che all'interno dell'immagine lo spessore medio dell'ordito è notevolmente inferiore allo spessore della trama, mentre fuori dall'immagine gli spessori sono simili. L'insieme dei risultati spettroscopici conferma che la doppia impronta umana sulla Signora di Arquata non è stata creata con pigmenti, ma semplicemente assottigliando i fili di ordito in corrispondenza della figura, che appare più scura del lino, perché l'osservatore percepisce in trasparenza la seta rossa che è cucita nel retro della Signora. Si tratta di un'illusione ottica ante litteram. La scomposizione delle fotografie nelle componenti rosse, verde e blu ha fatto emergere e ha reso visibili segni di pittura simulanti la flagellazione delle gambe, i quali sono invisibili a occhio nudo. Infine, l'immagine infrarossa mostra che il contorno dell'impronta, i falsi buchi e le lettere della scritta centrale sono stati disegnati con pigmenti che sono penetrati all'interno dei fili di lino. Più recentemente, in collaborazione con il Centro di Ricerca ENEA di Bologna, abbiamo effettuato analisi con microscopio elettronico a scansione di alcune fibrille dei fili della Signora di Arquata, confrontandoli con fibrille di un lino moderno. Vedete in alto a sinistra che ci sono alcune incrostazioni, ma se confrontiamo la fibrilla moderna in basso a sinistra con le altre fibrille di Arquata a destra, non ci sono grandi differenze morfologiche. Solo qualche difetto in più sulla fibrilla d'Arquata. Viceversa, le immagini al microscopio elettronico delle fibrille della Signora di Torino mostrano, nella foto a sinistra, incrostazioni pesanti e molto spesse che coprono l'intera superficie della fibrilla. A destra si vedono muffe e funghi che hanno attaccato quasi tutta la fibrilla. Possiamo usare questi risultati sperimentali per dedurre informazioni più generali e magari utili sulla Signora di Torino? Vediamo. Dal 1656, cioè la donazione del vescovo Bucciarelli ai frati francescani, fino al 1911, con una lettera di cittadini di Arquata indirizzata al Papa, non ci sono documenti che parlano della Signora di Arquata. Si tratta di 255 anni di silenzio, di assenza di documenti, che riportano alla mente ai 150 anni di silenzio documentale della Signora fra la descrizione di Robert de Clary appena precedente al sacco di Costantinopoli nel 1204 e la sua menzione a Liri nel 1358. È proprio il caso di dire che l'assenza di evidenza non implica evidenza di assenza. Secondo punto. L'immagine della Signora di Arquata abbiamo visto che è stata ottenuta con un ingegnoso effetto ottico. I fili di ordito sono stati abrasi su una zona a forma di silhouette umana quando ancora erano sul telaio.
i fili di trama sono stati aggiunti con uno spessore costante. Ne risulta una trasparenza del tessuto a forma umana. Un altro tessuto di seta rossa cucito sul retro permette all'osservatore di percepire una forma umana più scura del lino circostante, ma senza dettagli anatomici. Tracce di pennello rosso hanno aggiunto i segni di flagellazione, il disegno di toppe sul tessuto e macchie di sangue per rendere la copia più simile all'originale. Per motivi evidenti, questo effetto di trasparenza non ci aiuta a capire come è stata formata l'immagine sulla Sindone di Torino, perché la trasparenza è estranea all'immagine sulla Sindone, la quale possiede una complessità chimico-fisica a livello microscopico tale che tuttora non si riesce a riprodurla nonostante i tentativi numerosi. Viceversa, i frammenti di pigmenti della Sindone di Arquata si sono probabilmente trasferiti sulla Sindone di Torino quando i teli sono stati posti a contatto. La santificazione a contatto delle copie, reiterata centinaia di volte durante tutto il Seicento, ha generato la presenza di microscopiche tracce di pigmenti che sono state rilevate sul telo sindonico e usate da Macron come presunta prova dell'origine pittorica dell'immagine sindonica, ma sappiamo che questo è un risultato che non regge all'analisi scientifica. Terzo punto. L'analisi al microscopio elettronico della Sindone di Arquata mostra assenza di materiale biologico e poche incrostazioni, con un piccolo aumento di dislocazioni e microfratture rispetto alle fibrille di un lino moderno. Viceversa, la stessa analisi delle fibrille della Sindone di Torino rivela la presenza di muffe, spore, acari, funghi, incrostazioni pesanti che coprono tutta la fibrilla e numerose fratture e dislocazioni, distribuite in modo analogo a quelle che si trovano sui lini delle mummie egizie. In altre parole, a livello microscopico, i segni di invecchiamento della Sindone di Arquata sono poco marcati rispetto a un lino moderno, mentre l'invecchiamento microscopico della Sindone di Torino è molto molto marcato rispetto alla Sindone di Arquata. Di conseguenza, è ragionevole dedurre che la differenza di età tra la Sindone di Torino e la copia di Arquata sia assai maggiore della differenza di età tra la Sindone di Arquata e un lino contemporaneo. Un semplice calcolo mostra che l'età della Sindone di Torino deve essere molto molto antecedente di diversi secoli al 1200. In questi due articoli potete trovare informazioni tecniche su alcuni punti esposti in questa presentazione. Vi ringrazio per l'attenzione.